Ha sempre le solite scuse. Come minimo vorrà spillarti tutti i tuoi guadagni e sperperarli in qualcosa di insulso. Sta attento, amico. Le donne sono frivole, non riescono a tenersi in tasca nemmeno gli spiccioli. Già, hai ragione. Bisognerebbe sempre tenerle con un guinzaglio al collo. Esattamente come si fa coi cani. Scommetto che molte ne sarebbero anche contente. Basta vedere come si inzittiscono quando le minacci di alzare le mani. Ma cuccia, bella! A una sciacquetta come te non bastano 10 anni per guadagnare quello che ti do io in un mese. Così dovresti dirle. E per carità, niente maniere gentili. Se ne escono subito con le loro idee di convivenza e non te le scrolli più di dosso. E quando finalmente te ne liberi ti tocca assistere a certe sceneggiate. Tu però sei bravo a scaricarle, dovrei prendere esempio. Raccontami qualcosa di più su questa persona. Cosa hai detto? Ti ho detto che voglio sapere qualcosa di più sulla donna di cui parlavi poco fa. Di un po', ragazzina, non dovresti essere a casa a quest'ora? È probabile che ci tenesse a te, che volesse renderti felice. L'avrai capito anche tu, no? Eppure, invece di ringraziarla, parli di lei come un cane da abbandonare non appena ti ha stancato. Ehi, ma chi è questa? La conosci? No. Questo mondo merita davvero di essere protetto. Perché cosa sto combattendo in realtà? Ditemelo. Immediatamente. Altrimenti io...